un'altra cosa, parliamo, mi viene in mente parlando del bambino, che voi lo avete saputo senza dubbio, è che oltre la scomparsa delle persone, l'uccisione di tanta gente, ci sono stati i furti dei bambini e il tema dell'identità, così come la presenza dei nomi nel parto significa preservare l'identità di quelli che hanno voluto cancellare, così come è importante, e ci sono stati parecchi casi per fortuna, di trovare nelle fosse comuni, sepolti come NN, scheletri e si sono identificati, e quindi le famiglie hanno potuto, in molti casi, ormai molti, poter fare un rito funebre. Ma c'è la storia dei bambini. Allora, tanta gioventù sequestrata, c'erano logicamente molte donne giovani incinte. Queste le hanno trattate un pochino meglio degli altri, fino al momento del parto, e una volta partorito l'hanno portato via i neonati e hanno ammazzato le madri. E questi bambini sono stati consegnati a famiglie di militari o amici di militari che, consapevoli di tutto questo, presentavano delle liste. Dicevano, beh, io vorrei un bambino biondo, oppure io già ho due maschi, vorrei una bambina. E così se li sono portati via e hanno tolto a questi bambini la loro identità, la loro vera identità. Le nonne di Piazza del Maggio da molti anni fanno un notevole lavoro di recupero, appoggiate dalla capacità di rintracciare, di sapere che certi, ormai sono tutti grandi, sono tutte persone oltre 30 anni, seguono delle piste, come vedi Sherlock Holmes, e vengono aiutati da un gruppo che si chiama di antropologi forensi. Già se ne sono trovati e si è data la vera identità a un centinaio di questi, ma sono più di 400 i casi. E nel caso di questi bambini, quando recuperano la loro identità, e non è facile il cambiamento, e allora hanno bisogno di moltissimi aiuti che vengono dati, ma non sempre da un giorno all'altro funzionano. Allora, c'è sempre un gruppo di psicologi che li aiutano in questo, poi c'è tutta una famiglia, ci sono i maestri che sono stati maestri, i genitori, i professori, i compagni, gli amici, che cercano di ricostruire la storia del padre e della madre, la storia della loro vera famiglia. E poi ci sono tra di loro, hanno delle reti di solidarietà per cui si appoggiano tra di loro. E anche loro sono vittime. Sono vittime e anche loro portano questo segno per tutta la vita. E atroce in se stesso è questo piano, perché non è stato un caso. È stata una cosa decisa, decisa da questa gente. Si è deciso di fare questo. Questo, cioè hanno rubato le vite. Hanno rubato effettivamente nelle case dove andavano di notte a portare via le persone, rubavano nelle case, distruggevano e rubavano tutto quello che potevano, era il bottino di guerra, lo chiamavano. E rubavano questi bambini. E dopo anni in cui non si potevano fare i processi in Argentina, finalmente ecco un'altra dimostrazione che si può. Dopo anni di leggi di impunità si è riusciti ad ottenere l'annullamento di queste leggi e ci sono processi in molte città dell'Argentina, con condanne all'ergastolo, condanne dure e con una cosa importantissima che è il fatto che si fa luce su molti dettagli, perché i testimoni li raccontano, si incrociano le informazioni e quindi vengono a galla molte cose che non si conoscevano. E quando arriva il momento in cui i rei hanno l'opportunità di difendersi, cosa che non hanno dato a nessuno di queste persone che hanno mai, dicono la loro,
non c'è stato mai un caso di pentimento, un caso in cui si chiede perdono, no, tutt'altro, riscattano, rivendicano le loro azioni, si considerano i salvatori della patria e quindi non si può perdonare, non si può riconciliarsi. E la giustizia ci vuole come insegnamento alla società, perché bisogna sapere che chi fa un delitto lo deve, a un certo momento verrà giudicato, e questo è molto importante. In altri paesi di America Latina è stato diverso, perché ogni paese ha la sua costituzione, ha le sue idee, ha la sua gente che decide. In qualche paese in questo momento si sta parlando di fermare questo e di avere una cosa di pacificazione. In Argentina no. E allora abbiamo i processi, li abbiamo avuti in Italia per fortuna, mentre non si potevano fare in Argentina per casi di cittadini italiani. Ci sono stati 3 processi, l'ultimo è finito di colpo pochi giorni fa e non si è concluso perché era il processo contro l'ammiraglio Massera, che è morto e quindi non ha potuto essere giudicato fino alla fine. Ma a me l'hanno chiesto, perché quel giorno dopo mi hanno telefonato dalle radio, così ho detto beh, non ci sarà stato il verdetto finale, però la società l'ha già giudicato, la storia l'ha già giudicato assolutamente. E l'ammiraglio Massera è stato il responsabile della scuola di meccanica dell'Armada, dove tra tante migliaia di detenuti c'era anche mia figlia. Perché io ho queste due storie rimangono, eh? E io nel 38 avevo 10 anni, vengono le leggi razziali e la prima cosa che mi tocca a me è la cacciata da scuola, che anche se uno è una bambina di 10 anni la sente, quando ti cacciano da scuola. E poi per fortuna la mia mamma, mio padre diceva no, qui in Italia non capiterà niente. Mia madre invece è stata molto brava, intelligente, e ha deciso, come molte volte decidono le donne, perché sono le donne spesso che decidono, e siamo andati in Argentina. E quando mi mettono un microfono davanti in Argentina, in un corteo, in qualsiasi parte, la prima cosa che dico, ho due storie, mio nonno è rimasto in Italia e l'hanno preso e l'hanno portato ad Auschwitz e l'hanno ammazzato e non c'è tomba. Guardate, tanti anni dopo, in un altro paese, altre circostanze, mia figlia, anche lei la prendono, la portano in un campo di concentramento e non c'è tomba. Nel mio caso non c'è tomba perché erano quei voli della morte, quindi non c'è la possibilità di una tomba. E allora queste due storie fanno pensare alla gente subito, immediatamente, ma guarda, le cose possono succedere due volte. E effettivamente così, lo diceva Primo Levi, lo dicono tante persone, non solo lui. E va tenuto da conto, non solo da me che l'ho vissuto o da tanti altri che l'hanno vissuto. C'è una mia compagna delle Madri del Piazza del Maggio, che è una polacca, si chiama Sara Rus, che lei stessa è stata ad Auschwitz e poi un certo momento si è salvata, è andata a stare in Argentina, si è sposata, un figlio, era un fisico e l'hanno preso assieme a un gruppo di altri 18 fisici che lavoravano in Argentina, e ha avuto queste due storie. Voglio dire che nella vita di una persona anche possono accadere queste cose. E l'importante è essere coscienti, attenti, intelligenti e sapere reagire a tempo. E a me questa cosa, che ormai da sola si sa, la si ripete, però a me la prima volta che me l'hanno detto così in forma terminante è stata una ragazza di Torino, di un liceo che si chiama Massimo D'Azeglio, che mi ha ascoltato come mi state ascoltando voi, e poi mi ha scritto una lettera dicendomi la soluzione di tutto ciò sta nel non essere indifferenti. E con questo si arriverà a quello che noi diciamo sempre: nunca más.
Crederci o no, io ci credo. Spero che ci crediate anche voi.